Buonasera a tutti e benvenuti al 65esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia e coordinatore del Chapter Napoli. E oggi è 30 settembre 2012 e sono precisamente le 21:43. E quest'oggi vi intratterrò con novità internazionali e nazionali. Ok, allora, intanto sono avvenute tante cose molto molto belle. E prova che comunque il nostro movimento sta appassionando non solo gli utenti della rete, quelli che frequentano i canali nostri su forum, Facebook e YouTube, bensì stanno incominciando ad approdare anche nei vecchi media, tra virgolette, ovvero la televisione. E riguardo questo volevo diffondere la bellissima notizia che un'emittente siciliana appunto diffonderà i nostri video, in particolare i nostri film, ovvero Zeitgeist Moving Forward e anche le nostre pillole, poiché grazie alla supervisione di Roberto Vallone, che è il direttore generale di una TV locale, ovviamente che sintonizzabile tramite il digitale terrestre, appunto, che nella zona della Sicilia ha appunto fondato una televisione che si chiama Telesud Palermo e ci ha assicurato che ovviamente senza scopo di lucro, senza pubblicità, diffonderà i nostri documentari e le nostre tematiche nelle ore salienti, quindi porterà anche a chi magari non è molto pratico della rete il nostro messaggio, comunque solleticherà la curiosità delle persone. Per così informarsi magari sulla rete oppure come meglio aggrada alle persone. E passiamo alla prossima notizia. Allora, videopillola, politica e sistemi decisionali è stata rilasciata gratis su YouTube, video made in Movimento Zeitgeist Italia. Allora, questa pillola è praticamente partita da un discorso che facemmo Ezio Coriglione, io, Daniele Mancinelli, Giovanna e altre persone che successivamente hanno revisionato il testo e riadattato in maniera non violenta, nella maniera più non violenta possibile per rendere meglio il messaggio. E parte dagli ultimi avvenimenti di cronaca, in particolare dalla manifestazione del movimento Occupy, per poi affrontare discorsi in merito al nostro sistema decisionale, trattando temi come democrazia e le sue disfunzioni, in quanto vi è un basso grado di educazione, di cultura e informazioni. E appunto l'abbiamo raffrontata al sistema decisionale che il movimento Zeitgeist promuove e ritiene più efficiente, ovvero una metodologia basata sul consenso razionale che adotta anche il metodo scientifico per la risoluzione dei problemi sociali. Vi consigliamo di guardarla attentamente, di commentarla se volete e condividerla. Qui c'è il link appunto che ho postato che vi riindirizza al video su YouTube. Passiamo alla prossima notizia. Allora, con l'aiuto del movimento Zeitgeist, il progetto 83 ha vinto il design contest di Tech Briefs. Allora, 83 sta per Evacuated Tube Transport Technologies ed è una tecnologia di trasporto ad alta velocità che non usa carburanti tossici, ovviamente quelli derivati dal petrolio, che utilizza meno energia ed è molto più sicura degli odierni aerei. Il movimento Zeitgeist a livello internazionale ha contribuito a far conoscere il progetto e velocizzarne lo sviluppo. Ovviamente nel link che vi ho indicato ci sono maggiori informazioni sulla tecnologia, dei video, dei brevetti e di tutta questa società che comunque sta sviluppando questa tecnologia, che è promossa anche dai nostri documentari in particolare. TED, la grande domanda di Peter Joseph, doppiata e rilasciata gratis su YouTube dal Movimento Zeitgeist Italia. Il Movimento Zeitgeist Italia e il suo GDL doppiaggio, ovvero gruppo di lavoro diretto da Ezio Coriglione, hanno tradotto e successivamente doppiato il TED di Peter Joseph, fondatore del Movimento Zeitgeist a livello internazionale, il quale in 10 minuti ha spiegato i contro di questa economia di mercato e ha di seguito descritto come un'economia delle risorse possa garantire oggi una vita dignitosa a tutti gli abitanti della Terra grazie all'attuazione del metodo scientifico e delle tecnologie che oggi esistono. Vi consigliamo di guardarla e di condividerla nel caso vi piaccia. Ringrazio ulteriormente Ezio che non è qui presente e quindi del suo straordinario lavoro. Passiamo alla prossima notizia.
Allora, il GDL Nuovi Arrivati, che è coordinato da me, da Giovanna e da tanti altri attivisti che sono presenti anche nelle nostre sessioni di TeamSpeak, hanno stimolato in me la creazione di un gruppo, appunto, di un gruppo sul sito ufficiale. Nel link che vi ho riportato, no, da me, Giovanna scrive. Appunto, se cliccate su questo link, appunto, ci sono maggiori informazioni per le persone che non hanno avuto l'occasione di collegarsi in diretta su TeamSpeak ogni martedì alle 21:30, e ci sono una serie di documenti e informazioni sui coordinatori, sullo scopo del GDL, e poi successivamente c'è un forum dedicato a chi vuole esprimere le proprie domande offline, in modo tale che saranno trattate in una sessione successiva del GDL Nuovi Arrivati, appunto. Passiamo alla prossima notizia. Riformulazione minima del percorso di accreditamento dei volontari pubblicata sul sito ufficiale. Partendo da un vecchio documento scritto agli albori della fondazione del Movimento Zeitgeist Italia di Federico Pistono, ci siamo riuniti tra coordinatori e abbiamo apportato delle piccolissime modifiche, veramente, veramente minime, su un percorso efficiente per la presentazione dei volontari da parte del Movimento Zeitgeist, e quindi indirizzare al meglio, almeno con una guida testuale, le persone che magari si affacciano la prima volta, e di pubblicarla in primo piano nella sezione attivismo, in modo tale da dare la possibilità alle persone di comprendere cosa sono i gruppi di lavoro, i gruppi cittadini, quali sono le caratteristiche di un coordinatore o di un volontario, e come partecipare attivamente alla struttura del Movimento Zeitgeist, e come appunto partecipare alle attività che svolge sia nei gruppi di lavoro e sul territorio attraverso i gruppi cittadini. Tempo fa, da un'idea di Davide Gaulli di Milano e mia, di altri attivisti del Movimento Zeitgeist, provvedemmo alla stesura di un documento che ha preso il nome di Progetti Open Source e Creative Commons Operativi, quindi raccogliendo una serie di iniziative non profit, gratuite, che potessero dar modo alle persone con una semplice connessione internet, e anche con un computer non dalle prestazioni eccellenti, di attingere a informazioni certificate anche da università molto accreditate come il MIT, come la Stanford University e tantissime altre università, non solo, anche a corsi di lingua, soprattutto quella inglese, per imparare appunto la lingua in modo gratuito, interattivo e anche divertente, attraverso la comunicazione con i suddetti abitanti di paesi dove si vuole imparare appunto la lingua, attraverso una video chat. E ovviamente c'è il progetto Open Source Ecology, Rep App. Insomma, questo progetto è cresciuto in maniera esponenziale, sta crescendo ancora, perché è liberamente pubblicato, in modo tale che le persone possano visionarlo e aggiungere dei progetti, in caso mai l'avessimo dimenticato, noi degli attivisti, noi volontari del Movimento Zeitgeist. Questo bellissimo documento, dopo aver raggiunto una mole enorme di iniziative gratuite, ho deciso quindi di inserirlo tra le funzioni principali, e metterò l'attenzione di tutti gli utenti nella sezione attivismo, con un tasto verde. Quindi sarà facilmente visualizzabile di primo acchito da tutti gli utenti e dei volontari che vogliono appunto inserire nuovi progetti, e quindi dimostrare che comunque gli strumenti per un'economia basata sulle risorse esistono, e che quindi basta solo un po' di buona volontà e di appunto l'informazione, come già descritta in merito in questa sessione di TeamSpeak, possiamo adottare questa metodologia di informazione. Ottima notizia anche dai nostri canali social: abbiamo finalmente sfondato il muro dei 20.000 followers su Facebook, con una punta di 85.000 visualizzazioni totali dei nostri post, di condivisione e commenti. Quindi stiamo raggiungendo dei risultati eccezionali anche sulla rete, che stanno aumentando esponenzialmente rispetto alla qualità dei post e di immagini che pubblichiamo, e di video che appunto il movimento, in modo gratuito, in modo veramente eccezionale, con professionalità, sta promuovendo e producendo. Quindi ringrazio tutti gli utenti che partecipano alla pagina Facebook, e quindi auguro di crescere ancora di più, ovviamente non solo sulla rete, ma anche sul territorio. Ok, prossima notizia. Questa è una notizia esterna, non del nostro movimento, ma di un movimento affiliato a noi, ovvero Open Source Ecology Italia. C'è stato un bellissimo traguardo che è raggiunto, ovvero
la realizzazione della CEB Press. Mi sono annotato una breve guida sul lavoro svolto qui in Italia. Ricordo che il Open Source Ecology in Italia è un sito, appunto, opensourceecology.it, e il coordinatore Jacopo Amistani, persona eccezionale, sta provvedendo in maniera gratuita alla diffusione del concetto di open source e della realizzazione di device veramente a basso costo, che possono rivoluzionare la nostra vita in maniera radicale. Quindi, passando alla descrizione, direi la CEB Press, Compressed Half Brick Press, è una pressatrice di mattoni in terra cruda, automatizzata, basata su tecnologia open source e costruita secondo criteri di robustezza, modularità e resistenza. È ricavata da materiali di produzione locale e facilmente riciclabili. Il principio base di costruzione è estremamente semplice, molto simile ed è privo di obsolescenza programmata, tipica degli oggetti di consumo di massa. Questo permette una facile manutenzione e reperibilità dei pezzi in loco, oltre a una facile riproduzione dell'oggetto senza particolari tecniche o lavorazioni. Oltre alla facilità di riproduzione e all'alto numero di mattoni prodotti per giorno, anche il prezzo di produzione, dato appunto dalla semplicità del progetto, è estremamente competitivo e ne permettono l'utilizzo anche nelle realtà rurali o in via di sviluppo, dove il numero di capitali è molto più ridotto rispetto alle grandi città o paesi sviluppati. Sottosviluppati, scusate. La media è di un il prezzo, ovviamente, la media è di un sesto corrispettivo all'industriale, quindi si tratta di dispositivi che adempiono alla costruzione di città, di qualsiasi progetto. Ovviamente sul loro sito ufficiale troverete tutti i device in costruzione, quindi avrete modo di vedere che ottimo lavoro stanno facendo, e la distribuzione di quello che prima era segre un segreto industriale adesso sta divenendo di dominio pubblico, e quindi ci sono anche le istruzioni su come realizzarli questi strumenti. E siccome i prezzi sono molto competitivi, come spiegato in precedenza, le persone possono veramente ricostruirsi una vita da capo, senza essere magari schiavi, tra virgolette, delle multinazionali che, con l'obsolescenza pianificata, continuano a far comprare pezzi di ricambio e dispositivi nuovi solamente per portare avanti il sistema del consumismo. Ok, ho una sola notizia internazionale, poiché abbiamo costruito anche una reportistica sul nostro sito ufficiale. Un attimo che ve la rimedio. Il secondo Zeitgeist Media Festival internazionale. Allora, si è svolto in vari punti degli Stati Uniti ed ha riscosso un successo veramente meraviglioso. Questo festival ha praticamente attirato tantissime persone, numerosi artisti che si sono esibiti in maniera gratuita, ovviamente promosso dal movimento Zeitgeist, e appunto per promuovere le nostre tematiche relative a un modello economico basato sulle risorse. Hanno partecipato inoltre personaggi veramente influenti e molto famosi, come il produttore Rutger Hauer, che è stato il fautore della serie Heroes, e ovviamente ci sono state altre personalità molto influenti e molti gruppi emergenti che sono veramente fatti valere sul palco e hanno suscitato il divertimento e la consapevolezza contemporaneamente. Ovviamente, nell'articolo che qui vi rimanderà da questo link che ho appena postato, potrete assistere a tutte le interviste, a una reportistica più completa e quindi a tutti gli interventi fatti. Io adesso non ho nessuna notizia, ho concluso e vi do la parola per una discussione. Vi ringrazio tanto, ragazzi. Grazie a te. Grazie a te, volevo solo fare una piccola correzione. Al Media Festival è stato presente, ha fatto da testimone al Rutger Hauer, che è un attore molto famoso, mentre il nome del produttore di cui parlavi, della serie Heroes, eccetera, si chiama in un'altra maniera, adesso non mi viene in mente, comunque è un'altra persona. Ah, scusatemi. Allora, il GDL Sociologia già è stato trattato e quindi ora vorrei dare la parola al GDL Doppiaggio coordinato da Ezio Coriglione. Vai, Ezio. Buonasera e ben ritrovati. Un caloroso saluto a tutti gli attivisti, volontari, simpatizzanti presenti nella stanza di TeamSpeak e un saluto anche a quelli che stanno ascoltando la registrazione diffusa in podcast. Sono Ezio Coriglione, coordinatore del GDL Doppiaggio. Stasera sono qui per esporvi una reportistica relativa agli ultimi progetti completati dal team e per dare uno sguardo a quelli ancora in lavorazione.
Per prima cosa vorrei parlarvi della videopillola. Come molti di voi sapranno, il team di doppiaggio ha realizzato la sonorizzazione, cioè la parte audio della videopillola, detta anche Zeitpillola, interpretata con la voce di Sisko, che aveva già collaborato col GDL in altri nostri precedenti doppiaggi. Purtroppo gli attuali impegni di Sisko lo hanno costretto a declinare le sue attuali collaborazioni col movimento, quindi per il momento non risentirete la sua voce nei nostri lavori, nei prossimi lavori. Speriamo che in futuro possa trovare nuovamente del tempo da dedicarci. Dopo aver concluso le cinque parti della prima pillola, che abbiamo intitolato Politica e sistemi decisionali, abbiamo ripubblicato la pillola intera, quindi invito chiunque non l'avesse ancora vista a cercarla sul nostro canale ufficiale YouTube. E magari anche a diffonderla tra i propri amici e conoscenti. La pillola è un lavoro che ho seguito in prima persona, anche a livello di contenuti e di montaggio video, insieme ad altri super attivisti come Vincenzo, Giovanna e moltissimi altri ragazzi del movimento che, ne approfitto, vorrei ringraziare con calore, affetto e stima. Dopo aver concluso il progetto della pillola, il GDL Doppiaggio ha realizzato la versione italiana del recente e ormai popolare TED di Peter Joseph, The Big Question, o La Grande Domanda, che si è tenuto in California il 29 febbraio del 2012 e che a oggi ha già raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. Speriamo che la nostra versione doppiata in italiano, appena rilasciata, da pochi giorni nel nostro canale possa raggiungere un'analoga popolarità anche qui in Italia. Il TED è un video su cui io punto molto, mi aspetto grandi numeri e molte visualizzazioni future. Finora abbiamo raggiunto addirittura 1500 visualizzazioni in appena una settimana o poco più di pubblicazione, che è un dato sorprendente, di sicuro sopra la media rispetto agli altri nostri video, probabilmente per via della keyword di ricerca, la parolina TED, che è inserita nei tag di ricerca. Le conferenze TED, infatti, sono un format molto popolare in rete, quindi questo TED di Peter Joseph può essere facilmente trovato e visualizzato anche da utenti che ancora non conoscono Zeitgeist, e fare quindi da punto di incontro per farli approdare al nostro canale YouTube e quindi far conoscere il nostro sito italiano, la comunità, eccetera. In questo video del TED abbiamo usato la voce di Sergio Sghedoni. La voce di Peter è associata a quella di Sergio per il pubblico italiano. E ha già doppiato Peter in Moving Forward, dove Peter era la voce fuori campo, la voce narrante, e in numerosi altri video, come ad esempio Chi è Peter Joseph? E in questo TED sono state anche tradotte in italiano tutte le diapositive della presentazione usate da Peter durante la conferenza. Dunque, questi sono gli ultimi progetti conclusi e pubblicati finora. Un importante progetto a cui stiamo lavorando in questo periodo è il primo episodio della serie Culture in Decline, dove ritroveremo di nuovo Peter, in un contesto però molto meno formale, più disteso, spesso anche ironico e divertente. In Culture in Decline, Peter ci parla di come la democrazia sia in realtà una farsa e di fatto come la democrazia non esista, non esista una vera democrazia, riferendosi al mondo statunitense in particolare, ma il discorso in generale si può estendere anche alla politica del mondo occidentale. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento lavori, siamo intorno al 40% e conto di completarlo per metà ottobre, salvo imprevisti. E un ultimo progetto in lavorazione è il ridoppiaggio di Zeitgeist Moving Forward, nel quale andremo a sostituire alcune voci del documentario presenti nel primo doppiaggio del 2011. Le voci che sostituiremo nello specifico sono tre: quella di Jacques Fresco, che nel primo doppiaggio aveva un timbro poco maturo. Il secondo personaggio è Robert Sapolsky. Robert Sapolsky, vi ricorderete, era doppiato con un fortissimo accento siciliano, veramente inascoltabile. E per lui verrà usata una voce e condizione più corretta e senza deflessioni dialettali. E infine rifaremo il doppiaggio di James Gilligan, che era doppiato da un ragazzino di 15 anni, quindi con una voce totalmente scollata dal personaggio. Il miglioramento del nuovo doppiaggio, che chiameremo Doppiaggio 2012,
non sarà solo relativo alle nuove voci, ma anche e soprattutto alla revisione dei testi usati nel doppiaggio del 2011, che in alcuni punti risultavano poco chiari o poco scorrevoli. Questa revisione dei testi è stata realizzata su Google Doc, condiviso con tutti i coordinatori del movimento. La data prevista di pubblicazione per il doppiaggio 2012 di Moving Forward purtroppo è slittata un pochino più in là per vari imprevisti e per vari contrattempi causati principalmente dai doppiatori coinvolti. Come ben sapete, trattandosi di volontari, è difficile ottenere puntualità e garanzie sui lavori assegnati, ritardi nelle registrazioni, gente che sparisce, lavori lasciati a metà, eccetera. Il progetto non è fermo, procede a rilento, ma lo concluderò entro breve, quindi il progetto va avanti. La mia stima sul completamento è indicativamente fissata per fine ottobre, inizio novembre, salvo ovviamente imprevisti o altro. Come progetti futuri ci sarebbe quello di realizzare una nuova pillola, ma è un progetto ancora lontano nel tempo, di cui non si è ancora pianificato o discusso nulla. I nostri nuovi video stanno riscuotendo un buon successo e portano nuove visualizzazioni e nuove iscrizioni al canale YouTube e sono quindi un'ottima promozione, un ottimo strumento di diffusione. E stanno facendo arrivare nuova gente al movimento. Questo mi fa molto piacere perché significa che comunque stiamo lavorando bene, che il nostro impegno in qualche modo serve alla causa. Bene, con questo concludo la mia reportistica. Spero di aver soddisfatto le vostre curiosità sui lavori del GDL doppiaggio e spero di essere stato esauriente. Mi scuso con voi se non mi faccio vedere spesso sul TeamSpeak, ma come sapete seguo comunque con affetto e interesse il movimento, molto da vicino, e seguo quello che fate, seguo tutte le discussioni e a molte delle quali partecipo anche attivamente. Sono contento di vedere in voi tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Con questo è tutto, resto come sempre a disposizione. La mia mail è dub@zeitgeistitalia.org. Vi saluto, buona continuazione, grazie per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo report. Ciao. Ok, grazie tante Ezio. E continuerei. Il GDL Nuovi Arrivati l'ho trattato in precedenza con il posto di prima, c'è quello del Gao. Vai Gao, scusami. Vabbè, parto con fare un mini riassunto degli altri gruppi cittadini, poi se qualcuno dei coordinatori presenti qui al TeamSpeak vuole farlo, lui di persona scriva sulla chat che gli lascio la parola. Comincerei con Cagliari, visto. No, vedo che c'è Daniele, quindi se vuole fare lui un mini resoconto di quello che sta accadendo a Cagliari. Aspetta, aspetta, Gao, quindi No, non può parlare. un attimo solo, intanto provvedi a fare questa reportistica tu in modo tale da dare la possibilità successivamente ai coordinatori di parlare nello spazio dedicato ai gruppi cittadini, quindi attieniti ai non presenti. Ok, allora comincio con Verona, che non c'è presente nessuno. So che questo weekend avevano un festival, si chiama il Festival dell'Economia Ecosolidale, naturalmente Verona. Avrebbero partecipato e si tratta di un festival, diciamo, molto simile alle tematiche di decrescita e transition, quindi ci saranno stati presenti con un banchetto, non ho saputo, cioè non sono stato in contatto con loro, quindi non so come è andato il festival, spero bene. Poi c'è Claudio Dall'Oro da Pisa che sta per organizzare la prima festa della sostenibilità con l'associazione culturale Co-City, dove saremo presenti in parte anche noi, ovvero io andrò lì a fare un intervento su come rigenerare vecchi PC con Linux e ci saranno anche degli altri filmati prodotti dal movimento Zeitgeist, per esempio l'intervento di Pistono e di Jacopo Fo al simposio di Verona e verrà proiettato Moving Forward. Poi per Milano invece siamo ripartiti alla grande anche noi, al Chiamo Milano abbiamo fatto un incontro con i nuovi, sono arrivati
circa una dozzina di nuovi curiosi, tutti molto interessati. Abbiamo proiettato tre video. Uno era quello che avevi citato te prima, la traduzione, il doppiaggio dell'intervento al TED di Peter Joseph, seguito poi dall'intervento di Federico Pistono sull'open source, come sta cambiando la società, per finire poi con il filmato, quello delle zaipillole, che in realtà veniva prima dell'intervento di Federico. Dopodiché abbiamo chiacchierato con il pubblico che si è messo veramente con entusiasmo a fare domande, alcune anche un minimo critiche, infatti ci chiedevano: ma come fate a dire certe cose? Ma avete cambiato lavoro, avete smesso di lavorare, come fate a stare senza soldi? E il che mi ha dato la possibilità di dare dei consigli utili. Cioè, è stupido pensare di poter dall'oggi al domani rinunciare al lavoro, smettere di usare i soldi, però possiamo cominciare a fare dei piccoli cambiamenti nel nostro piccolo. Quindi ne ho raccontato, per esempio, dei gas, dei gruppi di acquisto solidale, piuttosto che far valere il nostro potere come consumatori, quindi consumando in maniera più responsabile. Poi mi stacco un attimo dalla reportistica di Milano per parlarvi anche del coordinamento dei gruppi cittadini, che è un GDL nato l'anno scorso, inizialmente seguito da Fausto Goni, che poi per cause del terremoto ha dovuto chiedere un aiuto a me. Lo sto seguendo da poco prima dell'estate. Abbiamo ricominciato appunto martedì scorso con un TeamSpeak, in cui ho sentito due nuovi gruppi che sono partiti, quello di Cagliari e quello di Torino, che è ripartito. Mi diceva, ho letto Daniele, che non riesce a parlare, quindi faccio una brevissima reportistica io, ovvero che dopo l'incontro TeamSpeak si sono incontrati anche dal vivo in un bar. Erano attesi in tre, ma si sono ritrovati in cinque e hanno parlato. Vabbè, c'è stata una presentazione del movimento, un po' di documentazione mandata ai nuovi che non conoscevano bene le tematiche. Però ho cominciato a parlare di molti argomenti. I più interessanti era la realizzazione di un ecovillaggio, che c'è un altro gruppo attivo che si sta adoperando a questo, e la creazione di un orto sinergico. Anche lì c'è un altro gruppo che lo sta seguendo, quindi si tratterebbe di collaborare con questi due gruppi. E, ovviamente, essendo Daniele un grande tecnico, fa parte del GDL Tecnologia, ha parlato di molte iniziative open source, per esempio la CEB, di cui hai parlato anche te prima, e altre idee per appunto realizzare l'ecovillaggio. Ovviamente poi parlando nel TeamSpeak abbiamo visto che anche a Pisa, che stanno realizzando, cioè vogliono realizzare un ecovillaggio, potrebbero unirsi con l'esperienza fatta anche a Cagliari per aiutarsi a vicenda. Se Nino riesce a fare la reportistica di Torino, lascerei a lui la parola, se no gliela faccio io. Ah, ok, non ero preparato, però vedo di informarvi sulle ultime novità, poche purtroppo che abbiamo. Allora, siamo ripartiti da poco, come sapete, il 21 settembre c'è stato il primo incontro su TeamSpeak, si è formato quindi il principale del gruppo, formato da quattro persone, e il lunedì dopo, il 24, ci siamo incontrati in un bar anche noi, sembra sia un bel punto di incontro. Siamo conosciuti, abbiamo definito cosa sia il movimento e cosa non sia per evitare incomprensioni e problemi in futuro. Siamo scambiati idee e modi in cui ognuno di noi potrebbe o vorrebbe aiutare la mission del movimento. Qualche giorno dopo, il venerdì dopo, abbiamo conosciuto altri due ragazzi interessati al movimento, quindi tuttora siamo in sei sicuri e molti altri che vorrebbero unirsi. Abbiamo una pagina di Facebook e da poco abbiamo E costruito una mailing list e gruppo e forum web su consiglio di Davide Gaulli e anche un modulo seguendo le linee guida del GDL Napoli. Abbiamo intenzione di partire già da questa settimana, dovremmo avere delle informazioni da un membro, dei membri Claudio Crisanazzi, che aveva dei contatti con un signore per un locale per varie serate che era molto interessato, il 90% ha detto che ce l'avrebbe dato, e poi anche dei locali per fare delle riunioni. Inoltre, beh,
Oltre questo, siamo veramente, veramente, veramente intenzionati a fare qualcosa. Siamo per la maggior parte ragazzi, però questo signore Claudio Chisanazze, esperto di energie rinnovabili, anche se al momento ha problemi di lavoro, si sta impegnando anche lui moltissimo. Quindi speriamo nel giro di 2 settimane o poco più di riuscire a fare i primi eventi. Volevamo iniziare proiettando dei video, magari non proprio i film se sono troppo lunghi, ma video un po' più corti che ci diano la possibilità di aprire una discussione attiva con i partecipanti alla serata. Sì, poi mi unisco a fare i complimenti al gruppo di Torino che è partito alla grande. Un altro gruppo che è ripartito è quello di Roma con Raffaele che si sta attivando. Non ha potuto partecipare con noi al TeamSpeak, ma so che hanno organizzato un TeamSpeak tra attivisti romani e attendo notizie da lui, ma anche lì il gruppo cittadino sta ripartendo. Visto che prima si parlava appunto di comunicazione e sociologia, volevo darvi una dritta tra le discussioni che sono emerse nel TeamSpeak dell'altra sera. È un po' una cosa comune che molti attivisti, cioè meglio, chiamiamoli nuovi, curiosi, vengono interessati alle nostre tematiche, però poi dopo qualche periodo di frequenza spariscono nel nulla e noi ci siamo domandati il motivo, di sicuro una cosa su cui lavorare. Abbiamo pensato che magari era la scarsa possibilità di essere concreti fin dall'inizio, quindi stavamo pensando magari a realizzare delle piccole attività da far fare ai nuovi, magari anche sotto forma di gioco, quindi Nino aveva proposto di pensare a delle sorte di gara dove ci sono varie categorie tipo l'acquisto consapevole, l'abbandono di Windows, smettere di usare la macchina, cioè tutte azioni per essere il cambiamento che poi vorremmo vedere nella società e farlo come una sorta di gioco per invogliare gli altri, magari anche altre idee che erano arrivate erano quelle di attivare i nuovi nel senso di poi andare a diffondere magari i film nel loro condominio o cose del genere. E, per Milano mi stavo dimenticando che ovviamente il nostro progetto dei computer è il progetto più attivo, ci siamo sentiti in TeamSpeak, ce ne abbiamo anche tanti altri, ho appena lasciato la reportistica sul sito e anche lì a Milano probabilmente riusciremo a partire bene con tanti progetti che ovviamente sono poi aperti alla collaborazione di tutti i gruppi cittadini. Direi che ho finito e vi lascio la parola. Volevo solo aggiungere intanto a quello che ha scritto Dottor in chat che avremmo pensato magari un attimino più avanti nel tempo di attivare anche il progetto degli orti urbani universitari di cui abbiamo trovato che a Torino c'erano stati degli inizi, anche se a Grugliasco in una cittadina, però vorremmo pensare a fare anche questo e come avevo detto già a Davide anche a dare un supporto per la generazione dei PC con Linux essendo il 60% del nostro al momento di informatici o interessati. E comunque ci devo ringraziare di cuore Tudor perché all'inizio è tutto partito da lui, dal suo rinizio della pagina Facebook, quindi grazie anche a Tudor. Raga, per quanto riguarda il fatto che la gente passi e poi abbandoni, visto che c'è un tot di gente qui in mezzo che ha già usato Linux, e non so come è stato per voi il primo approccio con Linux, però io parlo che la mia prima installazione è stata nel 2008, Ubuntu 8.04, era che si faceva un'installazione, poi era una cosa particolarmente nuova. Si usava poco, lo si cancellava per poi andare a installare subito dopo. E io credo che possa essere un discorso del genere anche per il movimento Zeitgeist da parte dei nuovi arrivati, cioè subito vedi la cosa, c'è un nuovo approccio molto diverso e dopo un po' di tempo però ci si ritorna perché ha una visione completamente, diciamo, diverse, superiore magari a molte altre visioni che vengono date per televisione. Quindi secondo me è solo una questione di tempo prima che la gente torni. Sì, ok, scusatemi ragazzi, vorrei anche fare la reportistica per il gruppo di Napoli, se è possibile.
Vi dico che ci stiamo riorganizzando con il mio gruppo. Questa settimana ho avuto una serie di TeamSpeak e scambi di informazioni con le persone che sono interessate. Abbiamo stabilito di riunirci fisicamente perché c'è stato un incontro preliminare su TeamSpeak. Ci vogliamo riunire la settimana prossima, quindi un appuntamento da concordato e vedremo se riusciremo a venire tutti. Tra le fila di persone non mi aspettavo una cotanta capacità di informazione e di cultura. Infatti, hanno preso parte uno studente di scienze biologiche, un laureato in farmacologia e una psicoterapeuta interessata al nostro movimento, cioè un ingegnere e due tecnici informatici veramente grossi, veramente importanti e persone fantastiche. E niente, comunque dalla prossima settimana in poi cominceremo anche noi a stabilire la priorità dei progetti da effettuare sul territorio. Un'anteprima piccola è quella di cominciare con proiezioni sparse sul territorio, quindi non centralizzate nella principale metropoli, ovvero qui a Napoli o Napoli Centro, bensì sparse nell'Interland per vedere un attimo la partecipazione. Siccome siamo tutti quanti della provincia, preferiamo effettuare proiezioni sul territorio perché conosciamo meglio la zona, ovviamente, e per vedere un attimo anche se nella zona periferica di Napoli c'è partecipazione, c'è consapevolezza di certe tematiche. Quindi per me adesso ho finito e lascio la parola ad altri coordinatori dei gruppi cittadini, se ci sono ovviamente. Max? Niente, niente. Parlate con me? Ah, per tutti e due, vabbè. Max Gucci non ha detto niente, poi puoi parlare anche tu, Masma. Ah, niente, io non ho particolari report da fare su Treviso. Il gruppo è fermo in quest'ultimo periodo, però diciamo. Vabbè, potrei dire dell'altro riguardo ai GDL, ma stiamo parlando di gruppi cittadini, quindi boh. Beh, a questo punto puoi anche fare una reportistica del GDL, se non ci sono altri, ovviamente. Ok, passiamo con le reportistiche dei GDL. Boh, va bene, parto io. Ok, non avevo. Va bene. Allora. Ok, il GDL grafica, vabbè, ha quei più o meno i soliti progetti aperti che sono quelli che già conosciamo bene, cioè videopillole, eccetera. Recentemente è stato realizzato, anzi bisogna che. Sono preso indietro io, scusatemi, ma bisogna che prendo un attimo di contatti per sistemare anche la pubblicazione, che è stato ulteriormente sistemata la brochure informativa del movimento, e quindi niente, anche come gruppo editoriale dovrò occuparmi di sistemare la pubblicazione, anche perché è pubblicata in due posti diversi. E vabbè, però c'è insomma questa nuova versione che è pronta. E poi non lo so, visto che Giovanna mi ha scritto una cosa, visto che stiamo qui, anche se non fa proprio parte della reportistica, se mi dice di cosa vuole parlare, così mi attivo subito. Ah, oggi pensavo che sarebbe carino se potessimo fare un bel calendario RBEM e quindi proporlo a chi se lo vuole scaricare gratuitamente. Io ho già cominciato a fare una piccola impostazione, però chiaramente poi passo tutto a te perché potrebbe essere un'idea carina. Sì, è carina. Mi sembra nel 2010. Sì, scusa, nel 2011, vabbè. con le immagini del Venus Project, eccetera, lo facemmo in quell'epoca lì, mi sembra. Sì, è una buona idea. Ora
Ora Giove mi toccherebbe fare una ricerca impossibile per ritrovartelo. Io invece come gruppo consumo cosciente sono piuttosto fermina perché diciamo mi sono un po' data da fare per aiutare lì dove era più urgente dare una mano, per cui ho dato una mano appunto al team editoriale, ho dato una mano al team nuovi arrivati, soprattutto quest'estate, a qualche traduzione fatta in velocità per Ezietto, quindi diciamo, e in più appunto i meeting internazionali, eccetera. Per cui insomma mi sono dovuta un po', cioè mi sono messa a disposizione per aiutare, diciamo, a rinforzare il movimento in un momento in cui aveva bisogno appunto di varie cosucce. Io vorrei comunque approfittare qui per dire che probabilmente sarò assente per un mesetto, penso, forse meno, speriamo, perché mi trasferisco, per cui insomma avrò un po' di cosucce da fare e per questo insomma. Mi dispiace, ma è così, e quindi spero di riprendere alla grande appena possibile. Sì, ci sarebbe una cosa che ci siamo un po' dimenticati di citare, che è tutto il lavoro fatto dal gruppo editoriale. Abbiamo sistemato alcune pagine del sito, una l'ha citata prima Vincenzo, che è la pagina di GDL, poi abbiamo sistemato, fatto una risistemazione anche delle cartelle dei Google Docs. Ed abbiamo messo un po' più di attenzione in quei documenti che riportano dati personali o cose del genere, cercando di metterli in privato dove necessario. E quindi se trovate dei documenti a cui volete accedere che invece poi li trovate privati e chiusi, fate richiesta e insomma, in linea di massima vi verrà dato l'accesso al documento. Per questo, perché molti documenti erano aperti, contenevano dati abbastanza sensibili, e quindi abbiamo voluto un po' tutelarci riguardo appunto legge privacy, dati sensibili e cose del genere. Perché sì, altrimenti erano un po' troppo lasciati un po' troppo al pubblico certi dati che appunto non è il caso che, e quindi anche partendo da questa considerazione si vorrebbe anche un'attenzione un po' più in generale da parte di tutti quando si creano documenti, se questi documenti contengono dati sensibili, di fare liste più ristrette di editor e di persone, no di editor, vabbè, gli editor, di mettere la visualizzazione eventualmente privata solo per gli editor nei casi in cui appunto questi documenti contengano dati personali e cose del genere. Ok, ragazzi, credo che ci sono altri aggiornamenti. Innanzitutto domando, che altrimenti potremo anche chiudere questo podcast. Boh, da parte mia adesso non mi viene in mente niente, sinceramente, quindi diciamo che sì, in generale penso di aver detto tutto riguardo anche quello che ha fatto il gruppo editoriale, quindi diciamo che va bene così. Ok, se non ci sono altre informazioni, chiuderei il podcast salutando tutti e ricordando che ogni due domeniche alle 21:30 ci sarà l'incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Arrivederci ragazzi.